popolo blu cerchiato! È fatta anche questa! 3-1 all'Atalanta! E adesso sì che si comincia a sognare, ragazzi. Importantissima, 3 vittorie di fila. Fiorentina, Lazio e Atalanta. 3 partite, 3 vittorie importantissime. Io veramente sono sbalordito da questa Samp. C'è da dire che, allora, importantissimo. Nel primo tempo Atalanta ha giocato così così, ha giocato bene, ha giocato meglio. Però ne abbiamo avuto una bella occasione e siamo passati in vantaggio. Abbiamo sbagliato il rigore, pazienza, succede. Succede anche ai migliori, tanto Quagliarella ha avuto il coraggio di provarci. Bravissimo Sportiello, il rigore non è stato bellissimo, ma pazienza. Ottimo carattere, siamo stati concentrati tutto il tempo. Ed è questo che vuol dire essere una grande squadra. Se continuiamo così, io ho delle serie ambizioni europee. Perché abbiamo fatto 3 partite importanti, 3 vittorie importanti, probabilmente insperate, ma meritate, meritate. Soprattutto per l'atteggiamento della partita di oggi. Come mi dispiace per Gasperini. No, Piangerini, no, no, poverino, lui che adora così tanto la Samp. Che peccato, adesso però ragazzi, testa, testa, perché domenica prossima c'è una delle partite più importanti dell'anno ed è quella che non bisogna scazzare. Attenzione, perché facciamo un piccolo rewind. Siamo passati da subire una rimonta umiliante in casa contro il Benevento neopromosso, da vincere 2-0 a perdere 3-2, a giocarcela alla pari con Lazio e Atalanta, a vincere contro Lazio e Atalanta, che giocano in Champions League, che hanno vinto in Champions League contro Borussia Dortmund, vabbè il Midland per carità, però vabbè pur sempre in Champions League il Midland, quindi. Ma che squadra stai diventando? Pazzesco! Così che si gioca, cavolo, sono ancora troppo esaltato. Sinceramente dopo il rigore sbagliato, ecco, boh, adesso ci rimontano e ce la mettono dietro. E invece no! Carattere, grinta, è così che si vince. Ranieri ha portato solo grandi belle cose, io spero che rimanga il più possibile, anche se ragazzi ha fatto 69 anni l'altro giorno, quindi non so quanto ancora potrà allenare, però sì, dobbiamo continuare così perché stiamo diventando una squadra, anche su Keita è stato bravo, ha giocato da squadra, avrebbe potuto provare a chiuderla lui sul 3-1 alla fine e invece cosa ha fatto? Ha visto che stava arrivando Yankto, ha preferito lasciare la gloria a qualcun altro piuttosto che provare a prendersela lui. Questo vuol dire giocare di squadra. Questi sono i giocatori che vogliamo. Quindi, bene, continuiamo a lavorare su questa squadra perché io ho delle ottime sensazioni. Chissà, magari il video che ho fatto l'anno scorso sul fatto che saremmo potuti essere nuovo Leicester. Ma chissà, magari è una premonizione azzeccata. Comunque, adesso, lo ripeto, rimaniamo concentrati sulla partita che arriverà domenica prossima perché c'è il derby. E quello non bisogna perderlo, ma neanche pareggiarlo, bisogna vincerlo, bisogna annientarli, perché con questa squadra, con il carattere che abbiamo, con le palle grandi come quelle dei Tori che abbiamo in questo momento, possiamo veramente fare di tutto. Ciao popolo blu cerchiato, iscrivetevi al canale YouTube, cliccate la campanella degli avvisi così sapete quando escono i nuovi video e ci saranno anche un paio di novità molto interessanti su questo canale. Fino alla prossima, sempre e comunque, forza Doria!